Vorrei vederti anche un attimo. Ha smesso di lottare. Il suo cuore generoso di uomo vero e fiero del Sannio ha lasciato via libera quel male oscuro che sotto mentite spoglie lo aveva colto la scorsa estate nel ritiro perugino del suo Benevento. Era diventato allenatore Carmelo Imbriani senza perdere il passo discreto che ne era stato tratto caratteristico sin da quando, 19enne di talento, il calcio italiano lo aveva esaltato come alternativa napoletana al romanista Totti o all'aziale Di Baio. Fu Lippi a lanciarlo in prima squadra e non certo perché Carmelo era nipote di Clemente Mastella, politico in quegli anni all'apice del proprio cursus honorum. La leggenda narra che Vujadin Boskov convinse Corrado Ferlaino a desistere dall'idea di strappare al Piacenza Filippo Inzaghi. Che senso avrebbe avuto per il Napoli che puntava forte su Imbriani? I primi gol, tre in Serie A a cavallo tra il 95 e 96, poi Pistoiese e Casarano, ancora Napoli e Genoa ma in Serie B, fino al ritorno al sud con Cosenza, Foggia e Benevento. In silenzio, con quella semplicità che lo accompagnava anche in panchina o nelle interviste che presto diventavano piacevoli chiacchierate tra amici su quanto possa essere divertente giocare al pallone. Lo ricordiamo così, destinatario commosso di striscioni, videomessaggi, telecronache ed intere trasmissioni di pensieri con firme più o meno illustri. È per questo che l'emotività ci ha colto e spiazzato tutti, anche al diffondersi incontrollato di false notizie. Perché ci è sembrato davvero di lottare con lui. Ha messo insieme proprio tutti, Carmelo. Dolce ed indelebile ricordo di un ragazzo nobile e grande, come il cuore che con onore ha lasciato sul campo. Vieni qua, io vivo per amare.